come ricordava Enzo Valente, un punto importante nell'evoluzione della rete GALF fu la costituzione del gruppo di armonizzazione reti della ricerca da parte del ministro Uberti, che fornì anche uno stanziamento annuale per l'attività di questo gruppo. Purtroppo questo finanziamento durò soltanto pochi anni e poi smise di essere erogato e quindi il GAR si trovò in difficoltà, diciamo, nello sviluppare la rete, nel senso che gli unici fondi che erano a disposizione erano quelli che singolarmente ciascun organismo contribuiva, quindi c'erano enti, istituzioni più ricche o più presenti o più coscienti dell'importanza della rete che ci investivano, altri o che non avevano soldi o non erano meno coscienti e quindi erano un pochino tagliati fuori. E nel 96 appunto il GAR, l'OTS, l'organismo tecnico scientifico del GAR, aveva cominciato a progettare un'evoluzione della rete, chiamandola appunto GAR-B, nel senso di rete GAR Broadband, che cercava di fare il massimo che è possibile fare, cioè di collegare alla massima velocità delle tecnologie a quel tempo esistenti, in particolare utilizzando la rete ATM di Telecom Italia, che collegava soltanto poche città in quel periodo, e fare in modo, diciamo, di fare evolvere la rete a una velocità e una capacità superiore. Questo però, diciamo, lasciava più o meno all'oscuro gran parte delle università che o non avevano soldi oppure non avevano formulato una loro strategia nel campo delle reti. Per cui ebbi l'occasione, diciamo, di parlare con Luciano Modica, che era il rettore della mia università ed era anche parte, diciamo, del vicepresidente della CRUI a quell'epoca. E in occasione di un convegno lo convinsi che le università non potevano fare a meno di una rete, di un accesso alla rete che sarebbe stata fondamentale per tutte le loro attività, non solo per la ricerca, ma anche per le attività quotidiane, e che il compito di realizzare la rete era affidato attualmente al GAR, il quale però non aveva pianificato, non si stava muovendo nella direzione di sostenere o di collegare tutte le università. E quindi Modica decise di convocare un'assemblea della CRUI sulla questione della rete. Questa assemblea fu un'assemblea vivacissima con la presenza di tutti i rappresentanti delle università e emerse che in effetti molti erano, a parte quei pochi, diciamo, che avevano qualche il privilegio, la fortuna di trovarsi in una sede in cui erano collegati o erano a poca distanza da uno degli enti come l'INFN o col CNUCE o il CNEC o il CASPUR che forniva una connessione, gli altri in realtà restavano isolati e tutti premevano perché, diciamo, ci fosse una soluzione che fosse idonea per tutti. Da cui venne costituita una commissione da parte della CRUI per analizzare la questione e fu costituito un gruppo di lavoro formato dal professor Pugliafito di Torino, il professor Borgia di Roma, il professor Montessoro di Udine e il professor Disep di Torino e io, diciamo, da Pisa, che si incaricò di studiare la questione in tutti gli aspetti, quindi faceva un'analisi di quello che avveniva a livello internazionale, in altre nazioni, delle esigenze che erano emerse, diciamo, dalla discussione in questa assemblea, e alla fine proponemmo un documento che prospettava la realizzazione di una rete che desse accesso universale. Questo è il primo principio, diciamo, che era emerso da questo documento, diciamo che la rete è un servizio che deve essere fornito a tutti, con un criterio di equità, nel senso che ciascuno avrebbe dovuto pagare per la qualità del servizio, ma non per le condizioni di erogazione, perché ci sono situazioni in cui magari la distanza dal punto di accesso fosse maggiore, in un luogo dove non c'erano disponibilità di infrastrutture,
non avrebbe dovuto pagare di più, perché insomma, era un diritto di tutti di avere questo tipo di servizio. Quindi questo fu il principio che venne espresso in questo documento e che proponeva anche una ipotesi di architettura di rete, che con la dislocazione di un certo numero di POP per assicurare che tutte le sedi venissero collegate in maniera adeguata. E questo documento fu approvato dalla CRUI, che poi lo sottomise al GAR, e il GAR, l'OTS GAR, trovò interessante l'idea e decise di combinare la proposta che veniva appunto dall'università con la proposta che era stata da loro formulata e che naturalmente teneva conto anche delle esigenze degli altri enti per realizzare un progetto che tenesse conto delle esigenze di tutti e fosse idoneo a soddisfare le esigenze di tutti. E il secondo passo, che per rendere la cosa fattibile, visto che c'erano da erogare un certo numero di costi, da sobbarcarsi un certo numero di costi per creare questa struttura ben più ampia di quella originariamente prevista, era di trovare dei finanziamenti. Il professor Modica mi invitò a parlare di questo al professor Federico Rossi, che era il ministro dell'università all'epoca, e mi disse che avevo 10 minuti di tempo, quindi due lucidi per illustrare l'idea al ministro. E in questi due lucidi presentai due cose. Uno era, illustravo appunto la possibile mappa dei punti di accesso alla rete nazionale, quindi semplicemente una mappa dell'Italia con dei puntini colorati che indicavano le varie sedi, e secondo una ipotesi di costi dell'intera operazione. E Federico Rossi apprezzò appunto l'idea e suggerì di utilizzare dei fondi dell'Unione Europea attraverso fondi di CIPE destinati alle zone cosiddette obiettivo 1, obiettivo 2, quindi in parte nel sud e in parte nel centro-nord, per un importo di 250 miliardi, credo, all'epoca, su una durata di 5 anni. E quindi il passo successivo fu di produrre un documento da sottoporre all'approvazione del CIPE perché ci desse accesso a questi fondi, cosa che avvenne regolarmente, e quindi partì il progetto GARB, e che nel 98 appunto vide la luce, utilizzando appunto i fondi per le regioni, appunto obiettivo 1 principalmente, per creare l'infrastruttura nelle sedi del sud dove non esistevano, poi per utilizzare sempre parte di questi soldi per creare il backbone che collegasse queste parti del sud con le parti del nord, dove poi si attestavano i collegamenti verso l'estero, e un'altra parte, 36 milioni, per contribuire alla creazione di reti a livello metropolitano regionale per facilitare l'accesso anche alle sedi e quindi ridurre di nuovo i costi delle linee in affitto. Questo funzionò benissimo, funzionò molto bene, e fu il secondo principio su cui il GAR poté svilupparsi, cioè il fatto di poter adire a accedere a finanziamenti pubblici, quindi in questo caso finanziamenti europei, in altri casi potevano essere finanziamenti di altri progetti di altra fonte, per cui la struttura cresce, può continuare a crescere facendo conto non soltanto dei contributi dei soci, che sono comunque una quota rilevante, ma anche attraverso, autofinanziandosi attraverso attività di progetti che contribuiscono allo sviluppo dell'infrastruttura. Quindi questa fu l'origine di GARB, che fu la prima occasione in cui il GAR raggiunse una capillarità estrema, perché col GARB si arrivavano a collegare 300 sedi da poche dozzine che erano collegate in precedenza. Qualche anno dopo si pose l'esigenza di scalare ulteriormente la rete, e si cominciò a parlare del progetto GAR-G, cioè una rete GAR non più soltanto broadband ma a gigabit, il progetto GAR-G. E lì intervenne un secondo
principio, che fu una svolta secondo me dovuta a una certa lungimiranza da parte della direzione, da Enzo Valenti in particolare, che fu quello di verificato che l'esistenza di fibre che coprivano tutta l'Italia, partecipavamo diciamo, a un convegno a Taormina, mi ricordo, in cui vari operatori illustravano la loro offerta, che comprendeva appunto servizi e connettività, e appunto scoprimo che in effetti di fibra ce n'erano in certa quantità. Era un periodo in cui il cosiddetto boom di internet, tutti gli operatori si affrettavano a stendere cavi pensando di fare enormi guadagni, e quindi la rete, la fibra era stata posata ed era a disposizione. A quel punto dicevo, ma scusa, questa è la rete, la fibra c'è, ci sono. Se invece di affittare le fibre le acquistiamo, possiamo farci la nostra rete. E questa fu appunto l'idea, secondo me, vincente, che fu determinata una svolta, perché mentre prima diciamo, la rete era con linee affittate, il NOC era presso l'operatore che forniva le fibre, quindi in qualche modo eravamo comunque soggetti diciamo, a scelte tecnologiche, economiche da parte degli operatori su come fare funzionare e evolvere la rete. A questo punto l'ipotesi, che appunto fu molto, era tutta da verificare, era se era possibile davvero crearsi la propria rete. Quindi GARG venne progettato in questa forma, come formato da prendere, acquistare in IRU, cioè in Irrevocable Right of Use, le fibre, portare queste fibre da noi, cioè dentro delle sedi dei partner, quindi diciamo delle università o degli istituti di ricerca, quindi in casa nostra, e poi diciamo dentro queste sedi metterci i nostri apparati e poi ovviamente fare tutta la gestione. Quindi appunto il NOC del GAR diventava un servizio del GAR stesso fatto da personale del GAR. E questo diciamo si poi rimaneva collegato al fatto di poter appunto di nuovo adire a finanziamenti di vari progetti regionali e internazionali, e poi quello che è successo successivamente con GARX e con GARX Progress. Quindi diciamo sostanzialmente sono tre secondo me i principi chiave che hanno consentito al GAR uno sviluppo rilevante, che sono quindi questo diciamo di servizio universale, il secondo diciamo di sfruttare finanziamenti per la crescita, il terzo la rete, la proprietà della rete, tutti i livelli diciamo, dalla fibra fino agli apparati fino ai servizi, intera proprietà. E il modello che emerge da queste tre cose è un modello diciamo di rete impostato come un commons all'americano, come bene comune all'italiana, ossia un bene che non è di nessuno, ma diciamo che è condiviso, cioè ciascuno mette a disposizione una parte delle sue risorse, delle sue disponibilità per la sua realizzazione, però viene gestito in comune tra tutti, quindi non c'è nessuno che in particolare lo possiede o ne ha un dominio o ne ha una priorità, ma ciascuno ne usa come nel suo complesso, perché quello che viene usato è tutta la rete, non è che uno ne usa solo una parte, contribuisce una quota e però ha a disposizione l'intero sistema. Quindi si verificano due effetti. Uno è l'effetto cosiddetto effetto rete, per cui la legge di Metcalf, che il valore di una rete è pari al quadrato dei suoi nodi, quindi più nodi ci sono e più la rete ha valore, assume valore. Quindi il fatto che ci siano più partecipanti beneficia anche quelli che c'erano prima, quindi aggiungere più partecipanti beneficia a tutti. Non solo, ma diciamo poi alla fine lo sviluppo, la dimensione della capacità della rete è molto superiore se si mette a comune le risorse piuttosto che ciascuno di farsi una sua parte. Quindi si passa da una situazione di scarsità, per cui i beni sono pochi e costano, a una situazione di abbondanza, in cui avendo messo insieme le risorse si tratta di gestire una quantità che in realtà, come nel nostro caso la rete, la banda, può continuare a crescere perché sulla fibra la disponibilità di banda è soltanto limitata dagli apparati che si collegano a queste, quindi nel momento in cui bisogna evolvere, aumentare la banda,
Molto spesso è sufficiente cambiare soltanto gli apparati a cui la fibra è attestata, quindi i costi sono relativamente limitati, non si tratta di fare una nuova rete ogni volta, di chiedere, fare un nuovo bando per acquisire i nuovi servizi di rete dagli operatori. Quindi queste sono le tre cose fondamentali che hanno prodotto una rete che è veramente un modello di attività di tipo tecnico, economico, scientifico, che diciamo, vale la pena di far conoscere alla comunità scientifica, perché ha dato dei risultati che sono, diciamo, di assoluto livello sia qualitativo che quantitativo.